Ti lascio una canzone per coprirti se avrai freddo. Ti lascio una canzone da mangiare se avrai fame. Bene, oggi ospite ai, alle telecamere del Cineclub Piacenza il maestro Beppe Fessicchio. Buongiorno maestro, no ma lei è microfonato, ogni tanto mi perdo queste particolari qua. Dunque, due brevissimi cenni biografici, me li faccio dire da lei. Beppe Vessicchio nasce il 17 marzo del 56, ho fatto i compiti. Ho studiato liceo scientifico e poi architettura, il conservatorio non l'ho potuto fare all'epoca, non mi sono potuto iscrivere perché volevo studiare chitarra, non c'era il diploma, c'era un attestato, mio padre disse non se ne parla proprio, cioè non ti danno neanche il diploma, quindi farai il liceo, se vuoi studi privatamente ti organizzerai tu, e così è stato, insomma, quindi io mi sono frequentato il conservatorio da esterno e poi ho cercato di far tesoro di tutti i possibili incontri, soprattutto con dei bravi maestri. Bene, che è una cosa abbastanza bella. Comunque dico, sarà un caso, non dicevo sarà un caso, ma tutti i grandi musicisti che ho avuto la fortuna di incontrare l'ultimo qualche mese fa, Alberto Radius, tutti autodidatti. Sarà un caso, però... Autodidatta sì, nel senso che molte cose le devi sicuramente fare da te. La spinta propulsiva alla conoscenza è tua, non è qualcuno deve per forza insegnarti le cose, e né devi conoscere solo quello che ti vogliono insegnare, sei tu che vuoi sapere. E questa è la spinta dell'autodidatta. Io dicevo, sono un gran curioso, ma ho avuto anche la fortuna di incontrare dei maestri estremamente preparati. Questo mi ha trasferito anche la voglia di conoscere la grammatica musicale per poter anche interpretare brani di altra provenienza e colloquiare con musicisti di tutto il mondo. Bene, benissimo, e ci è riuscito egregiamente, mi permette di dirlo. Dunque, lei, qualcuno l'ha definita il Gorny Kramer degli anni 2000, perché ha fatto un sacco di festival. È un gran complimento questo, perché... Vox Populi, Vox Dei. Sì, è un gran complimento perché io ho una straordinaria ammirazione per il maestro Kramer, è stato veramente un punto di riferimento. Lei ci ha lavorato, gli è capitato. Non ho avuto la fortuna di conoscerlo, però ho lavorato con musicisti che avevano lavorato con lui, quindi aneddoti relativi alla sua preparazione, ma anche al suo rigore. Era molto rigoroso nella preparazione dei materiali e chiedeva ai musicisti un grandissimo impegno. Il Festival di Sanremo, che gioia e dolori? Ma diciamo, i dolori sono quelli che poi accusano tutti, non sono i miei. I dolori sono quando un festival diventa un festival della televisione, non più un festival della musica. E quindi questo è un dolore collettivo, insomma, il musicista lo accusa. Le gioie personali sono state gli incontri con alcuni artisti, perché è un momento importante della vita di un artista, e quindi il momento in cui si apre l'artista, entra in confidenza con lui. Le gioie collettive, anche quelle le conosciamo, perché il festival ci ha regalato, attraverso le sue selezioni, attraverso anche la sua promozione, ci ha regalato dei punti di riferimento della nostra storia della canzone. Quindi potremmo addirittura con le canzoni si potrebbe tracciare una piccola storia del nostro paese, e molte di queste canzoni le dobbiamo sicuramente al festival. Sì, lei ha fatto il giudice a Amici di Maria De Filippi. Sì, era uno degli insegnanti, poi dopo sono stato sicuramente nel banchetto a dare pareri ai ragazzi che cantavano. Una domanda che faccio sempre: servono i talent? Beh, senza penso che ci sarebbe un vuoto grosso, con è meglio. Il punto, secondo me, il tema è un altro, cioè quanta importanza devono ricoprire, perché sicuramente ha dato una spinta,
i ragazzi, è stato un periodo che cercavano scuole alle quali far riferimento, questo proprio grazie ai talent, perché rappresentavano all'inizio proprio un'idea di studio e di formazione. Poi in seguito si è spostato proprio sul piano dello spettacolo e i ragazzi sanno che è una grande opportunità per accorciare le distanze con un momento che potrebbe venire. È una cartina al tornasole, cioè se le doti ce le hai, ce la fai e magari resti lì. Se le doti non ce le hai, prenderai l'abbrivio e la grande luce di queste manifestazioni, però poi si spengono le luci e quindi torni esattamente forse dove eri prima, e forse pure peggio. Quello che la gente si aspetta di più da te invece non... Sì, no, quello che mi dispiace è solo che farebbe piacere che comprendessero che fare il musicista è fare un mestiere, primo. E può esserci colpo di fortuna, ma è bello poter fare un mestiere tutta la vita, no? E quindi prepararsi e acquisire tutti gli strumenti professionali per farlo tutta la vita dovrebbe essere la gioia più grande. Poi se nell'acquisire questi strumenti vogliamo anche partecipare a queste occasioni come se fossero delle lotterie, perché no? Se uno un biglietto non lo compra sicuramente non vince. Se giusto, non so che non vince, no. C'è dubbio. E se uno non si mette in gioco... Certo. Quando tu, il fatto che lei poi abbia cessato di partecipare a Messina Maria, perché se ne hanno detto di tutti i colori, è che Vessicchio ha litigato con questo, con quell'altro, ci ha avuto problemi perché la qualità era scadente, si dica una parola definitiva, maestro? No, il programma dopo 10 anni, 11 anni ha bisogno di una svolta. E l'idea della produzione fu quella di non avere più l'orchestra che obbligava ad una scaletta precisa, perché non è che possiamo stabilire all'improvviso che cambiamo brano, abbiamo sul leggio 18-20 brani, non è che è possibile in una diretta dire no, adesso suoniamo quello, poi suoniamo quell'altro, non è un jukebox. Per cui questa mancanza di flessibilità della macchina fece loro pensare che forse spostando l'attenzione su tutto ciò che era un quadro comunicativo visivo, quindi chiamarono Peparini e pensarono di lavorare su quello che era l'immagine del programma, su tutto ciò che c'era di contorno al canto, di visivo, e pensarono anche di offrire ai ragazzi che si sfidavano la possibilità di scegliere all'istante il brano con il quale esibirsi, perché era una gara. E quindi se ad Emma veniva voglia di schierare uno della sua squadra cantando un brano, lo poteva fare perché schiacci un tasto e parte la base, però quelle basi comunque le avevamo realizzate noi, quindi di fatto per un paio d'anni abbiamo continuato anche con l'orchestra a realizzare i materiali che servivano. È vero o non è vero che la musica di oggi è un po' più scadente? Beh, diciamo che nell'arco dei secoli questo è stato un fenomeno che si è sempre verificato, quindi il tempo non ci consegna una linea retta dell'espressione artistica in generale, voi che siete della pittura come della musica. Nella musica leggera viviamo un momento molto critico perché la mancanza di un mercato vero e proprio, perché di fatto è crollato tutto, la vendita, la diffusione avviene tramite rete e non sono più le vendite dei dischi a determinare una serie di meccanismi. No, adesso è YouTube. È YouTube, è il compiacimento, è la partecipazione, cioè il mondo è cambiato tantissimo e questo crea un po' di confusione. La musica resta musica, perché se si va ad un concerto, i musicisti che suonano nel 90% dei casi sono persone estremamente preparate, e per arrivare a quella preparazione hanno fatto un percorso di conoscenza. Quello che mi dispiace è che questa confusione possa allontanare i giovani dall'aspetto formativo. Poi ogni periodo ha le sue peculiarità, quindi mi auguro questo, che i giovani possano ritornare a occuparsi di musica.
se non è il sistema confacente loro, quello del conservatorio, quello dei licei musicali, o quelli, beh, qualche cosa bisognerà fare per aggiornarlo. Io farei di tutto per poter essere utile. Speriamo in futuro che ci possa essere qualche iniziativa a favore dei giovani, ma della preparazione musicale, perché quella è l'unica cosa che sicuro non ti abbandona. Ecco, lei praticamente ha risposto già alla domanda che volevo farle adesso. Ed cioè, è l'ultima. Sì, l'ultima. Lo studio classico, le basi, secondo me, servono ancora, oppure è meglio che un giovane dice ok, io voglio fare il rock, allora vado in un liceo dove mi insegnano la chitarra rock, guardi, o la batteria rock? Guardi, vi dico una cosa, la musica è musica tutta. E questo è un dato fondamentale che non bisogna mai perdere di vista. Se esiste un tipo di musica che ti è familiare, perché appartiene al tuo ambiente, appartiene al tuo mondo, al mondo che vivi, quello può essere un modo per partire, sicuramente. Quindi se ti piace il rock, suona rock, ma studia la musica. Cioè il concetto è che quello, farlo in maniera empirica è come recitare senza saper leggere un copione, e mi sembra una cosa veramente che non si può fare, ma è complicato, è molto complicato, e in più ti tiene sempre in una condizione aleatoria. Accadrà di nuovo? Non accadrà? Cioè dove sono i presupposti sui quali puoi poggiare il tuo cammino? Allora io dico, se è la musica leggera è un elemento adesso oramai molto, molto presente, togliamo diciamo, l'obiettivo musica leggera, ma stabiliamo che la musica leggera può essere un modo per partire. Ma è assurdo che un pianista che deve accompagnare una canzone, se poi deve fare una serie di scale o di arpeggi che si studiano all'ottavo anno del classico, non li possa fare o non li sappia fare. Quindi io dico, partiamo con un indirizzo, con quell'indirizzo cerchiamo il primo contatto con gli allievi, perché si sentono sicuramente rassicurati dal fatto che stanno praticando un mondo che gli è vicino, ma da lì dobbiamo necessariamente passare alla grande palestra. Ci sono secoli alle nostre spalle di straordinaria palestra, di straordinaria tecnica e di straordinaria conoscenza. Se non acquisiamo tutto questo, mi sembra proprio ingiusto. Benissimo, lasciamo il suo concerto qui allo spettatore Emanuele. Grazie mille, Nascio, sono stato con voi. Grazie, buona giornata. Buon lavoro.